Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo qui su Clash Begins, nell'episodio numero 16. E oggi ragazzi, dato che abbiamo 4 muratori, andremo a fare tantissime cose. Inoltre ho anche il laboratorio vuoto, quindi possiamo fare anche un upgrade delle truppe. E ho anche i depositi pieni d'oro e di elisir. Prima di iniziare voglio salutare Giuseppe X di War Clan Project, Creedy Hrior e Just Meeker del clan Uquartier. Grazie ragazzi del supporto. Eccoci qua tornati nel mio villaggio. Come vedete ragazzi, non ci sono tantissime novità perché lo sto registrando poco dopo l'episodio numero 15, mi sembra. Hanno finito il cannone a livello 7, quindi, e anche l'altro cannone a livello 7, quindi li ho tutti quanti livellati a livello 7. Poi che cos'altro ho fatto? Ho messo la trivella di Elisir Nero, eccola qua che è pronta. I giganti sono arrivati a livello 4 e ora andiamo a fare immediatamente gli arcieri a livello 4, che sono la truppa più fondamentale dopo i giganti, secondo me. Altra cosa è che ho la caserma a livello 7 e probabilmente dopo l'andremo a fare a livello 8. Infatti ora mi metto le truppe, non le ho messe, sono abbastanza stupido perché così posso fare tranquillamente due attacchi. Intanto li distribuisco. Ok ragazzi, con questi 4 muratori cosa andremo a fare? Io sinceramente volevo oggi mettere tutte e due le Tesla. E il problema ragazzi è che costano 1 milione. Vi faccio vedere, se andiamo su difese e scorriamo a destra, abbiamo la Tesla occulta. Ne possiamo mettere due, infatti vedete c'è progresso 0,2. E ovviamente costa 1 milione d'oro. Io adesso ne posiziono uno, guardate, cioè proprio mi è andato sul posto dove la volevo mettere. E ora siamo a 1 milione e 1000 d'oro. Se io posizionassi anche l'altra, mi ritroverei con 1000 d'oro. Quindi dobbiamo fare un attacco ora e poi posizionare probabilmente l'altra dopo. Però prima di tutto mettiamo subito al lavoro i nostri muratori. Abbiamo 1100 di oro e 980, 1100, 1 milione e 1000 d'oro e 982.000 di elisir. La cosa che mi manca da livellare sono gli accampamenti, che probabilmente uno ne metta a fare perché è davvero fondamentale. Abbiamo la caserma, cazzo, 700.000 però. Se io volessi fare la caserma, quella lì per i curatori, 700.000, però secondo me è meglio dare la precedenza ora all'accampamento, perché così li ho tutti quanti a livello 6 e non ci metto più le mani. Sì raga, facciamo l'accampamento 3 giorni, quindi ho un muratore fermo per 3 giorni. Ci rimane solamente di occupare 2 costruttori. Uno sarà della Tesla come minimo e l'altro ragazzi a questo punto mi rimane di portare a livello solamente il mortaio, che è a livello 3, lo devo portare a livello 4 per equivalere i vecchi mortai. La difesa aerea è a livello 1, bisognerà portarla anch'essa a livello 4 per poi ovviamente a livello 5, però possono aspettare. Diamo la precedenza all'arciere, che costa 360.000 un colpo. Cazzo, no, è troppo raga, ci metterei troppo a rifarlo. Quindi io darei la precedenza alla difesa aerea. Ci mette pure un giorno, quindi relativamente poco, 400.000 è troppo. Facciamo la difesa aerea a livello 2. Molto bene, quindi ragazzi dobbiamo andare a farmare più di circa 200-300.000 d'oro. Ma ovviamente avremo 2 attacchi se ne abbiamo bisogno, per fare l'ultima Tesla e mettere in produzione, in lavoro, il 4º costruttore. Quindi abbiamo tutto, vi faccio vedere, ho anche gli incantesimi, ho un incantesimo della cura e un drago di livello 3, fantastico, grazie a chi me l'ha donato. Ho richiesto prima tutte le truppe, quindi grandissimo quello che mi ha donato un drago. Andiamo ragazzi alla ricerca, ho fatto qualche attacco prima, abbastanza... No, non ce l'ho fatta, ultima bomba che va a sinistra, vaffanculo, vaffanculo. Però sicuramente la bomba di mortaio, bombone, bam, ciao arcieri. Però abbiamo preso quasi tutto tranne l'elisir, 280.000 d'oro, 148.000 di elisir e 200 di elisir nero. Abbiamo superato i 1.000 di elisir nero, quindi abbiamo fatto più del 10% del nostro re barbaro. Dobbiamo arrivare a 10.000, è tantissimo cazzo. Richiediamo le truppe magari per l'attacco successivo e sicuramente ragazzi possiamo già posizionare la Tesla. Solo che vorrei fare anche un pezzetto di muro, quindi magari, no, se faccio un altro pezzo di muro vado fuori proprio con i money. Quindi ragazzi, noi ci vediamo appena ho tutte le truppe pronte per fare il secondo attacco. Fucking right in the pussy!
Ok, possiamo andare a ricarico i giganti perché non ho messo i pari sicuramente. Eccoli qua, quelli che sono terminati. Li rimetto a 4, ragazzi, possiamo andare. Cerchiamo sempre un villaggio che ci dia abbastanza risorse e poi andremo a fare la bellissima seconda Tesla. Così ho posizionato tutto. Cazzo, raga, 150.000. Però Re Barbaro, no, no, no. No, Re Barbaro ci devasta. Ragazzi, facciamo questo DH6. Sto cercando da una vita. Infatti, se ci fate caso, ho utilizzato quasi 50.000 d'oro. Anzi, se non di più, perché ero a 1.200.000. Mi sembra. Questo ragazzi ha 150.000 d'oro e ci saranno davvero utili. Attacco questo perché sennò, raga, non finisco più di skippare. Quindi vado con i miei arcieri. È livello 6, si dovrebbe fare abbastanza bene e abbastanza facilmente. Vado con i giganti da questa parte e li supporto con le bombe. Probabilmente entriamo da questa parte. Dai, dai, spaccamuro. Sì, ok, aperto il varco. E cominciamo a piazzare i nostri arcieri dalla parte opposta, così distruggiamo quelle due difese. Ok, continuiamo a mandare i nostri giganti e vai con i giganti del castello, che probabilmente non servono nemmeno perché è un villaggio abbastanza basso. Però li mandiamo comunque perché in difesa non è che siamo poi tutto sto granché giganti. Mandiamo i nostri barbari per prendere tutte le difese e ovviamente apriamoci qualche varco. Intanto ci sono gli edifici esterni nei punti morti, li prendiamo, altrimenti ci mettiamo 10 anni per finire il cazzo di attacco. Continuiamo con i nostri barbari, li mandiamo pure qui a destra e dovremmo aver preso tutto. Distruggiamo le torri dello stregone con gli arcieri che ci rimangono e dovremmo esserci, ragazzi. Prima stella andata, lo stregone sta andando giù. Probabilmente utilizzo tutte le truppe, tanto anzi no, mi risparmio 8 barbari, così poi ad andarli a sottrarre nelle caserme. Utilizzo l'ultima bomba perché sennò non faccio conto faro. E dovrei esserci, rimangono da distruggere solamente i depositi. Grande attacco, vabbè raga, era un DH6, lo devastavamo anche con meno truppe e soprattutto senza utilizzare il castello e clan, perché vedo che tutti e tre i giganti di livello 6 ci sono ancora. Perfetto, 3 stelle, preso l'oro, abbiamo ora 1.300.000 d'oro. Prendo pure l'oro all'interno delle miniere e degli estrattori. Ragazzi, ultimo muratore da occupare, andiamo subito su difese e piazziamo la nostra Tesla occulta. Me la mette di fuori, ma io la voglio dentro. Tesla occulta andata, siamo rimasti con 300.000 d'oro e 430.000 di elisir. Vi dico a grandi linee quello che voglio fare. Sicuramente, ragazzi, porterò i depositi a livello 11 perché voglio sbloccare le 4.000 risorse e probabilmente, ragazzi, farò la caserma a livello 8. Porterò anche il mortale a livello 4 e poi comincerò a fare gli upgrade quelli seri, quindi li porterò a livello 5. Poi vedremo insieme, ragazzi. Per questo episodio è tutto, spero che gli upgrade vi siano piaciuti, spero che i due attacchi vi siano piaciuti. Ho trovato quello che ho trovato, speravo meglio, negli scorsi episodi abbiamo fatto molto meglio, però ragazzi, ci dobbiamo accontentare di quello che ci dà il gioco. Grazie ragazzi di aver seguito questo video, mi raccomando scrivete nei commenti i vostri pensieri, intanto rispondo a tutti quanti, mi raccomando lasciate un mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi!